Sono Beatrice Buscaroli, figlia secondogenita di Piero Buscaroli e ora insegno storia dell'arte moderna e storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Bologna e faccio il critico d'arte. Ho dedicato diversi studi all'arte dal 600 al 900. Francesca Buscaroli, primogenita di Piero, cambiato totalmente l'ambito di studi dalle tipiche attività di studio della famiglia, dottore commercialista con specializzazione per le tematiche legali tributarie e in particolare dei soggetti non commerciali, quindi cooperazione e mondo non profit. Quest'anno è un anno particolare per Piero Buscaroli e per Beethoven. Accosto questi nomi non senza timore di fare un errore perché mio padre ha dedicato a questo libro 5 anni della sua vita. Ma una delle cose più belle è che è stato sempre ripreso dai suoi intervistatori, dei giornalisti, dai biografi, è stato da quando avevo 15 anni, io non ho mai passato un giorno senza pensare a Beethoven. Questo ha un significato che va al di là, diciamo, della biografia che noi abbiamo comunque, grazie agli amici della Mondadori, pubblicato quest'anno, che è l'anno dei 250enario di Beethoven e che poi è stato, diciamo, sfortunato, ma penso che si avrà tutto il tempo per riprendere tutto quello che è stato perduto. La cosa abbastanza unica di mio padre con Beethoven la mostro e così introduco anche mia sorella che è qui, anzi è lei che mi ha invitato qui, le case di Beethoven e altri saggi beethoveniani. Questo è un piccolo libro fatto da un piccolo editore di Ravenna, dove mio padre ha disegnato e descritto tutte le case dove Beethoven ha vissuto. Questo che cosa vuol dire? Al di là del fatto che questo libro, e questo lo dico per un mini marketing, perché siamo solo io e lei, però verrà comunque più o meno prima o poi ripubblicato. Il fatto che noi fino da piccoli siamo stati condotti sulle strade di questo personaggio fino ad amarlo come uno potesse amare un lontano parente, con la naturalezza quotidiana di poterne parlare. Questo è stato per me, per lei, per tutti, una fortuna assoluta, che poi si è trasformata in un grande studio, che è uno studio un po' particolare, cioè non è uno studio di musicologia, lui non amava essere chiamato musicologo, né lo era. Ha studiato storia della musica con il grande Ireneo Fuser e armonia e organo, però lui è sostanzialmente un autodidatta. Questo Beethoven è una visione dell'Europa ai tempi di Beethoven, è una visione di Beethoven uomo. Circondato da amici, protettori, circondato da una Vienna ostile, è un libro che, diciamo, i musicologi facevano fatica a capire perché non ci sono gli esempi musicali, no? Perché non entra nelle spiegazioni, ma entra in una spiegazione che è spirito, è quello che lui pensava fosse lo spirito dell'Europa. E adesso che si leggono tante cose su quello che è l'Europa, su queste vicende che ci riguardano, riguardano soprattutto l'Italia, leggo dei vecchi articoli di mio padre che aveva 40 anni fa, quando era ancora Piero Santerno e scriveva sul giornale, aveva previsto tutto quello che sarebbe successo all'Europa. Per lui Beethoven è un europeo. In primo luogo, ed è un uomo. Allora, naturalmente, da qua nasce una difficoltà a comprenderlo da parte dei biografi e da parte dei musicologi, perché
da che parte sta? Dalla parte che uno che è innamorato di Beethoven e, come dicevo prima, non ha passato un giorno senza pensare un momento a Beethoven. Quando eravamo piccoli noi siamo state trascinate da nostro padre, che era innamorato delle figure geniali, a parlarne quasi come se fossero dei personaggi viventi o comunque dei personaggi da scandagliare, come se fossero delle persone a noi avvicinabili, accostabili. E quindi non è un fatto che abbia riguardato soltanto la musica o Beethoven in particolare. Io potrei dire che nostro padre ci parlava di questi personaggi che avremmo dovuto considerare, diciamo, dei fari nella nostra esistenza, o comunque delle persone da studiare sempre il più possibile. Dicevo, non solo Beethoven, ma per esempio in uguale misura Cesare o Alessandro Magno o Michelangelo. E quindi si parlava di questi temi a pranzo sempre, perché noi avevamo sempre dei pranzi fin da quando eravamo piccoli abbastanza concitati, padre, madre, noi tre figli, ma come se fossero temi assolutamente normali, ovvero noi eravamo abituati a questo genere di conversazione come se fossero normali, educative, ma rispetto a soggetti che non vivevamo con la distanza che poi il tempo ci ha abituato invece a misurare. L'associazione è nata nel 2016, subito dopo la morte di nostro padre, e la cosa strana è che io non avevo, pur occupandomi di associazioni, di fondazioni per attività professionale a largo raggio, la cosa strana è che non avevo mai pensato di dire a nostro padre, prima che morisse, o di proporglielo o di dirgli che avrei fatto questa cosa. Dal giorno dopo, in termini insomma, diciamo, comunque da pochi giorni dopo la sua morte, invece mi è sembrata una necessità impellente, anche un modo, non solo un tributo dovuto al suo impegno, ai risultati del suo impegno, quindi alla sua opera, ma mi è sembrato anche, diciamo, egoisticamente un modo utile per convogliare le nostre mancanze, per convogliare le energie che noi ancora avremmo avuto per un tempo indefinito di attività insieme a nostro padre in un'attività invece per nostro padre. E quindi abbiamo costituito questa associazione, la cui iscrizione è aperta a tutti, e che è importante perché adesso noi stiamo cedendo via via, che li ripubblichiamo, anche tutti i diritti d'autore dei libri, e quindi è un'associazione destinata appunto a perdurare fin tanto che l'interesse per questi soggetti e per queste opere andrà avanti, con uno spirito che deve essere quello proprio delle associazioni che nascono correttamente, non egoistico ma altruistico, ovvero lo spirito di mettere a disposizione di un gruppo delle conoscenze senza nessuna gelosia, anzi aperti a tutti i nuovi spiriti che vorranno occuparsene insieme a noi. L'altro côté, diciamo, dell'associazione è quello di ripubblicare tutto quello che di mio padre non è più reperibile nei cataloghi. Siamo riusciti a ripubblicare l'iconologia con la Tea, che era una specie di estratto di Ripa, un libro molto importante che adesso, quando tutto si scioglierà, tornerà in libreria. Ma soprattutto abbiamo trovato un gruppo di giovani, e questo io sono sicura che c'è anche proprio una specie di sua volontà, perché abbiamo trovato dei giovani 35 anni che hanno una casa editrice che si chiama Bietti di Milano, una casa editrice di grande storia, di grande eredità, con la quale noi pubblichiamo tutti gli anni un libro di mio padre. Quindi al di là delle, diciamo così, buttate simpatiche di mia madre, noi vogliamo lasciare tutto l'edito raggiungibile. E quindi qui abbiamo fatto quest'anno La vista, l'udito e la memoria, uscirà tra 3 mesi Figure e figuri,
e usciranno tutte le presentazioni che ha fatto Buscaroli ai libri di altri, da Cardarelli a Leopardi. Quindi abbiamo questo doppio binario, il musicale e diciamo così lo storico artistico, che comunque si combinano benissimo, perché Beethoven è descritto ugualmente qua, no? Nella vista, l'udito, la memoria, che nel Beethoven, perché c'è questa idea già perduta, in fondo lui è morto, ha scritto questi libri 30-40 anni fa, questi saggi 40 anni fa, però c'è questa idea già di una nostalgia di un'Europa che vediamo sfrangersi adesso, però i libri di storia e i libri di storia dell'arte sono proprio uniti insieme. Stiamo facendo un'attività di ricerca di tutte le più importanti biblioteche o comunque diciamo enti, musei della musica, comunque enti che abbiano un'attinenza con la materia, per poi mandarlo noi come associazione. Abbiamo visto, insomma, gli enti importanti a livello italiano e mondiale sono 60-70. Abbiamo fatto, l'ha fatta Beatrice, Beatrice è anche una mia amica, titolare di una posizione in una università, che il titolo c'è, sia il Beethoven che il Bach, in moltissime di queste istituzioni. Personalmente preferisco quasi largheggiare, ovvero ci tengo talmente tanto a questa diffusione che nel corso di quest'anno, dopo l'estate, abbiamo già deciso a queste 60-70 istituzioni di rimandare comunque le nuove edizioni di Bach e Beethoven. E poi come associazione ci proponiamo, e l'avremmo voluto far partire quest'anno, ma poi c'è stata l'emergenza sanitaria, ci proponiamo di partire con il primo concorso nei conservatori che abbia ad oggetto la pubblicazione di una tesi. E vogliamo cominciare con il Bach, perché il Bach è già stato ripubblicato 2-3 anni fa, e quindi andando un po' in ordine di tempo rispetto anche alle pubblicazioni, bandire una tesi, quindi non una tesi, comunque un premio legato ai ragazzi che nei conservatori italiani decideranno di fare la tesi sul Bach di Piero Buscaroli. Questa è un'altra attività dell'associazione. Leggendo il Beethoven di mio padre, ritrovo la sua ossessione di definirsi non un musicologo ma uno storico della musica, perché questo è un libro di storia. È interessantissimo il contesto in cui colloca Beethoven, che nasce nel 1770, e per esempio, per fare solo un esempio importantissimo, tutto il confronto con l'epopea napoleonica, ovvero di un altro grande eroe nato semplicemente un anno prima e a cui mio padre fa, nel trattare Beethoven, costante riferimento. Quindi è un voluminoso e interessantissimo libro di storia. Io ho appassionati che mi leggono, mi telefonano, mi leggono dei brani del Beethoven di mio padre e si mettono a piangere. In particolare due coetanei a cui io non sono tanto grata di questo servizio, perché poi piangiamo insieme e tutto quanto. Quello che resta invece è una cosa che io sto facendo non senza un certo tempo, perché mi fa molta fatica, ossia il leggere le lettere della sua gioventù. Questa è una delle cose più interessanti che però io riesco a fare a periodi, a seconda dei miei umori. E da quando lui, che era figlio di un latinista, però imprigionato dopo la guerra a Imola e poi a Padova, dovette farsi da solo. Questa è una cosa veramente emozionante. Cioè mio padre scrive queste lettere alla madre in cui racconta da una parte quanto gli è costato il costo del lavasecco, dall'altra quanto gli è costato il fatto di accrescere la sua cultura. Quello che io ammiro di mio padre, al di là diciamo di questa mole dei tomi, è il fatto di essersi fatto completamente da solo. Cioè lui è un autodidatta in tutto, e in una lettera alla nonna scrive: bisogna che mi tolga di dosso questa ignoranza.
E allora questo intento, se ha avuto questo, è quello che, appunto, come dice mia madre, i nostri nipoti vedranno, è riuscito nell'intento, perché alla fine delle cose sapeva tutto. Lui sapeva fare le marmellate, come sapeva fare i libri. E non, a noi fece delle volte, una volta, delle patate arrosto, e nel tempo in cui ce le portava noi le mangiamo tutte. Lui rimase malissimo, benché contento dell'effetto delle sue patate, però io e lei non avevamo badato che il cuoco era il genio. Aspetti positivi sicuramente mi riconduco a quello che ha detto anche mia sorella, e che risultava un uomo molto divertente e molto imprevedibile, e non sapevi mai che cosa come avrebbe reagito rispetto a una notizia di qualunque genere. L'imprevedibilità è sempre molto interessante, molto, e molto anche divertente, se ci si pensa, perché non ci si aspetta mai qualcosa di vissuto e stravissuto. E poi, per concludere, questa varietà a 360 gradi di interessi che potremmo enumerare, ma che un po' è riflessa anche dai tanti lavori che ha fatto. Lui, ricordiamolo, perché secondo me è interessante ricordarlo, è partito laureato in giurisprudenza. Quindi è partito facendo l'avvocato, poi ha avuto una importante libreria antiquaria, poi è passato al giornalismo, ha fatto il giornalismo di guerra importante, perché è stato in tutti i paesi in cui negli anni tra i 60 e gli 80 ci fossero conflitti, è stato 5 volte in Vietnam, stando via per mesi. Quindi giornalismo politico, poi riconvertito alla musica, ha avuto la cattedra d'onore dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'insegnamento della musica nei conservatori, e considerate che era laureato in giurisprudenza, quindi è proprio un riconoscimento che prima di lui ha avuto soltanto Spadolini. Ha insegnato per un paio di decenni nei conservatori. Nell'ambito di questo periodo chiaramente nascono tutte queste opere, e si è anche divertito a fare una regia teatrale a Trieste, quindi ha anche avuto questa esperienza che poi sarebbe stata replicabile, ma alla fine la vita di tutti ha una durata non infinita. Parallelamente, e non mi soffermo, ma era altrettanto poliedrico nelle attività domestiche, quindi con nostro padre potevamo fare qualunque cosa. Vabbè, ha insegnato a nuotare, come appunto diceva mia sorella, faceva le marmellate, ma poi faceva i tableau con i fiori secchi che seccava. Un uomo rinascimentale. E per quanto riguarda l'associazione, nel sito, che è un sito che noi cerchiamo di mantenere aggiornato con tutto quello che facciamo, c'è un indirizzo mail a cui mandare appunto il proprio indirizzo, a cui poi viene risposto e viene mandato a me, per cui diciamo c'è un piccolo giro. Il sito è pierobuscaroli.it, è il primo sito che viene, ci guardo tutte le mattine perché così rimane sempre in alto, e lì ci sono, cioè, parte dello statuto dell'associazione, parte di alcuni articoli molto belli. Mettiamo tutto quello che diciamo è in corso d'opera, come quest'anno, il 21 agosto è il suo compleanno, e uscirà un piccolo libro, una tiratura limitata. Però, come si faceva una volta, sono i 90 anni, e sempre presso l'Abietti, però è sempre aggiornato sulle nostre novità. Cogliamo l'occasione per salutare tutti gli amici di Musica Insieme, che spesso ai concerti abbiamo l'occasione di vedere, alcuni dei quali fanno a loro volta parte della nostra vita.